Ciao a tutti, secondo video oggi dedicato al mondo del fantacalcio. Ieri abbiamo dato qualche consiglio a chi conosce poco il mondo del fantacalcio, mentre oggi cercheremo di trovare qualche spunto di riflessione, di discussione per chi fa il fantacalcio già da tanti anni, magari con le stesse persone, sa benissimo come fanno la sta gli altri sanno benissimo come la fate voi e quindi siete alla ricerca di quel dettaglio che possa fare davvero la differenza. Due piccole premesse, nei prossimi giorni farò dei video dettagliati su tutti i vari ruoli, quindi un video per i portieri, i difensori, uno sui centrocampisti, uno sugli attaccanti. E l'altra premessa doverosa, ma questo se fate il fantacalcio da tanti anni lo sapete già benissimo, che voi vi potete fare la squadra più forte di tutte, a fine anno potete avere il punteggio più alto di tutti, ma se poi avete un calendario sfavorevole, che almeno personalmente io do un peso di 45-50% della vittoria, cioè secondo me se avete un calendario sfavorevole è molto molto difficile, quasi impossibile vincere un fantacalcio. E oltre al discorso del calendario, un altro fattore che purtroppo non possiamo controllare è quello ovviamente degli infortuni e di tutti i vari imprevisti relativi ai nostri giocatori. Basti pensare ai guai nell'anno scorso e a quello che è successo a gennaio, o anche al caso Icardi che è scoppiato nella scorsa primavera. Quindi, detto questo, oggi cerchiamo di dare dei consigli, cerchiamo di ragionare su come costruire una squadra, non che vinca, perché quello non dipende purtroppo solo da noi, ma di creare una squadra competitiva che si possa giocare la vittoria fino alla fine. Quello possiamo farlo, ok? Dobbiamo seguire però alcune regole, regole che sapete già benissimo, quindi la divisione del budget a seconda del ruolo. Cercare di arrivare all'asta concentrati, riposati e con un'idea in testa precisa di quello che volete fare, ma con un piano B pronto, a seconda di come va l'asta. Ok, quello che su cui oggi vi volevo far riflettere sono un paio di cose che spesso si trascurano anche se fate l'asta da tanti anni. Allora, innanzitutto, cercate bene di osservare che ci sono dei momenti dell'asta dove siamo molto più attenti ai crediti e altre fasi dell'asta in cui ci sembra, come dire, siamo più propensi a spendere. E non sto parlando del semplice discorso mi tengo i soldi che me li spendo in attacco perché poi l'attacco è il reparto decisivo per la mia squadra del fantacalcio. No, allora pensateci bene. Quando noi iniziamo i portieri, solitamente viene chiamato il primo big, su 10 squadre, io parlo di, come ho detto ieri, parlo sempre di fantacalci tra le 8 e le 10 squadre. Facciamo l'esempio di un fantacalcio a 10 squadre. Cosa succede solitamente? Io lancio il mio big, faremo l'asta in 4, 5 e il mio big andrà via a un prezzo X. Poi verrà chiamato l'altro big, che solitamente verrà pagato un po' di più del primo, e così via a ruota. Su 10 che facciamo il fantacalcio ci saranno 5, 6, 7 che hanno deciso di avere un big o due semi big in porta. Due o tre decideranno di utilizzare la famosa griglia dei portieri. Allora, il primo consiglio è quello che per quanto voi possiate risparmiare dietro quei 20-30 milioni che risparmiate rispetto a chi ha preso Handanovic o Szczęsny, non saranno quelli a farvi vincere il fantacalcio. Quindi il mio consiglio è quello di cercate di prendere un big in porta. Ok? Difesa. Se usate il modificatore difesa, come spero tutti utilizziate, vedrete che le differenze di prezzo anche qui non saranno grandissime. Cioè, solitamente si arriva al reparto del centrocampo più o meno con una differenza di 40-50 milioni da quello che ha più soldi a quello che ne ha meno. Quindi il mio consiglio è quello che soprattutto in porta e in difesa non preoccupatevi troppo di quello che state per spendere, perché anche se voi siete quelli che hanno speso 20 milioni in più degli altri in porta o avete speso 20 milioni di più degli altri in difesa, 40 milioni a centrocampo e in attacco non sono assolutamente nulla. Quindi fatevi tranquilli la vostra squadra. Io a volte stento video in giro, mi faccio il 10% per i portieri del mio budget, il 20% per la difesa, eccetera, eccetera. Fatevi
Allora, cercate, ovviamente non vi sto dicendo di prendervi Handanovic, Koulibaly, De Ligt, Kolarov e non so, Acerbi, perché poi lì avete speso 80-90 in più degli altri. No, quello che vi sto dicendo è, se volete un giocatore, se volete puntare su un certo portiere, perché secondo voi quell'anno, non so, Napoli piuttosto che la Roma subirà pochissimi gol, fatelo. Vi eravate imposti di spendere al massimo 40 e ne avete spesi 50? Non è un problema. 10 milioni. Ci saranno dei momenti dell'asta in cui non li sentite neanche, quindi non fatevi problemi. Non so se vi è mai capitato a fine asta o di arrivare che magari vi avanzano molti crediti e questo è successo non per volontà vostra, ma perché vi siete ritrovati magari con tanti crediti da spendere, sono rimasti pochissimi attaccanti e non volete ovviamente spendere 70-80 per un Zaza o per un Caprari, ok? E allora a quel punto lì dite, va bene, me li tengo per il mercato di gennaio. Ok. Questo può essere una strategia, perché se poi a gennaio vi arriva il big, magari svoltate l'anno. Ma solitamente, se voi avete 300 milioni, non è un buon segnale arrivare a fine asta con 50-60 milioni avanzati. Vuol dire che qualcosa durante l'asta è andato storto. O magari, non so se vi è mai capitato di arrivare a fine asta e dire, cavolo, ho speso, non so, 75. Questo ovviamente lo potete, questo tipo di bilancio ovviamente lo potete fare qualche mese dopo che il Fantacalcio è iniziato, però provateci a farlo questo ragionamento guardandovi le aste degli anni scorsi. Magari vedete che avete preso un giocatore, non so, a 70, 80 e vi ha reso molto poco. O meglio, un centrocampista che magari avete pagato 35, che magari vi ha reso come un centrocampista che avete pagato 5. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che in realtà non è detto che un giocatore che all'asta pagate 35 poi vi renda più di un giocatore pagato a 5. Questo ovviamente è facile col senno del poi, ma quello che vi voglio dire io è non preoccupatevi, ad esempio, di farvi un reparto come il centrocampo spendendo 50-60 milioni, perché non sta scritto da nessuna parte che per vincere un Fantacalcio dovete avere Chiesa, Zaniolo, Ribéry, Verdi, assolutamente. Voi potreste benissimo giocare con un 4-3-3, avere un bel portiere, una difesa solida da un punto modificatore. Ricordatevi che se prendete un punto ogni domenica sulle 38 partite, voi avete 38 punti. Se lo fate ora, ne avrete 36. 36, cosa fate? 36 diviso 3, che fa 12, sono 12 gol, 12 più 3. 12 gol, non esiste un centrocampista, quest'anno vi sfido, che farà 12 gol. Poi magari ce ne sarà uno, ma voi siete in 10, siete in 8. Quante probabilità avete di pescare un centrocampista che vi farà 12 gol? Oppure, lasciamo perdere i gol, dovete arrivare a 36 bonus, che sono i 36 che vi darebbe il modificatore difesa? Benissimo. Quanti centrocampisti ci sono che possono fare, non so, 8 gol, quindi 8 per 3, 24, e 12 assist? Io non ne vedo. Se voi ne vedete 5-6, allora fate bene a non puntare sulla difesa e a puntare sul centrocampo. Se non li vedete, iniziate a pensarci un po'. Quindi, non preoccupatevi troppo dei soldi che state spendendo per un determinato giocatore, se su quel giocatore ci volete puntare davvero, ok? Stesso discorso. Guardate, voi dovete sempre avere una chiara idea di quanti soldi vi restano, ma soprattutto dovete avere chiaro quanti soldi hanno gli altri. Perché? Perché in questo modo voi vi renderete conto più o meno dell'andamento dei prezzi che avrà un determinato reparto durante l'asta del Fantacalcio. Vi faccio un esempio. Mettiamo un Fantacalcio a 10 persone, ok? 300 crediti a testa. Allora, abbiamo tutti preso i portieri e i difensori. Quello che ha solitamente, quello che ha risparmiato di più potrebbe aver anche addirittura speso solo 40 ed arrivare al centrocampo con 260 crediti. E magari c'è quello che ha speso tanto in difesa e in porta, perché magari giustamente per lui voleva puntare sul modificatore difesa, che potrebbe aver speso anche 120-130 e quindi rimanere con 170. Abbiamo quindi una disparità di quasi 60-70 milioni, che è superiore a quella che in media si ha. Quello che ha 60-70 milioni in meno del primo con più soldi potrebbe essere preoccupato. Sbagliato. Vi spiego perché. Se io ho fatto
una squadra impostata per essere giocata col 4-3-3 e quindi ho un grande portiere e una grande difesa, sicuramente a centrocampo voglio giocare a 3, ok? Ora, se quello lì ha preso un portiere anche buono, mettiamo che ha preso anche un portiere buono, o ha preso un portiere andando a risparmio e ha fatto una difesa scarsa di titolari perché vuole giocare a 3, vuol dire che la sua intenzione è quella di avere un centrocampo a 4. Se tu fai un centrocampo a 4, sicuramente vorrai prendere un big a centrocampo. Se fate un fantacalcio da 300 crediti, lo andrei a pagare mediamente 40. Voi quei 40 non li dovete spendere perché avete già un titolare in più, ok? Mi seguite? Voi state giocando a 4 dietro, quindi quello spazio del big che lui andrà a prendere, voi non lo dovete prendere. Quindi anche se voi avete 70 crediti in meno di uno piuttosto che 50 in meno dell'altro, voi spenderete magari 5-6 per un centrocampista titolare nella vostra squadra, lui ne starà spendendo 40-45, quindi 40 li avete già recuperati. Quindi tranquilli, ok? Mettiamo che voi giocate a 3,5 e vogliate comunque prendere il big. Ok, mettiamo che riuscite a prendere un Chiesa piuttosto che un Luis Alberto o un Verdi pagando 40. A quel punto lì cosa succede? Succede che voi, che eravate rimasti con 170, rimarrete con 130, magari riempite il centrocampo con due buoni centrocampisti dal voto buono, non so, penso ad un Allan ad esempio, e poi gente che gioca titolare, qualche scommessina. Voi potreste arrivare all'attacco con soli 100 crediti, mentre magari ci saranno squadre che arriveranno con 170, 180. Benissimo, anche qui non dovete preoccuparvi. Vi spiego perché. Voi avete una grande difesa, un ottimo portiere e avete un centrocampo a 3, di cui uno di questi 3 è un big. Voi partite praticamente ogni domenica che avete quasi la sicurezza di fare sempre un gol e vi posso assicurare che, a meno che voi non avrete un calendario molto sfavorevole, avere la certezza di fare sempre un gol ogni domenica è tanta tanta roba. Arrivate all'attacco con 100 crediti. Ok, non prenderete CR7. Poco male. Vorrei sapere quanti l'anno scorso che in quanti fantacalci, in quanti vostri fantacalci, quello che aveva CR7 ha vinto. Io penso che la maggior parte di chi ha vinto l'anno scorso non aveva CR7, ma aveva Quagliarella, avete Piontek, aveva Piontek. Questo cosa vuol dire? Che solitamente chi vi fa fare la svolta in attacco non è il big che pagate quello che dovevate pagare. Perché? Perché allora io pago 130-140 per CR7 e CR7 mi fa i suoi 25 gol. Ho fatto un colpo? No, ho semplicemente pagato un giocatore il suo valore e il giocatore mi ha reso mi ha reso quanto doveva rendermi, ok? Vado su un big che poteva essere Icardi o Higuaín l'anno scorso. Non lo pago come CR7, ma magari lo pago 100-110. Il big non mi rende quello che mi doveva rendere. Ho perso molti crediti in questa scelta. Se io pago 100-120 un big, o vado a beccarmi il big che mi fa la stagione come Higuaín da 36 gol, oppure per quanto mi possa rendere un big e fa 24-25 gol, bene o male mi rende quello che io ho pagato. I giocatori che fanno fare la svolta in attacco solitamente sono quelli che andate a pagare nella fascia mezza, ok? Cioè, o beccate la scommessa tipo Piontek, che magari qualcuno di voi l'anno scorso hanno pagato 10 e vi fa un sacco di gol, bene. Ma ad esempio, un giocatore tipo Quagliarella, o quello che poteva essere tanti anni fa, Di Natale, o lo stesso Zapata dell'anno scorso, sarà un giocatore che voi l'anno scorso non avrete pagato 100, ma non avrete neanche pagato 10, perché comunque Quagliarella i suoi 15 gol li ha sempre fatti, ok? L'avrete pagato magari 30, 40, 45, 50, ma poi vi ha reso come uno di quelli pagati 100, 120, o meglio, vi ha reso ancora di più di quelli. Ecco, quelli sono i giocatori che vi fanno fare, vi danno la svolta alla vostra squadra durante il fantacalcio. Io, ad esempio, 3 anni fa vinsi perché beccai, ok, la scommessa Conti all'Atalanta che mi fece quasi 10 gol, ma vinsi anche perché, soprattutto perché avevo Mertens pagato
poco, una ventina, una trentina. Fu l'anno che Sarri, per fortuna, decise di farlo giocare punta e poi fece quasi 30 gol. Quindi arrivare con 100 crediti in attacco non ha assolutamente un problema. Basta ovviamente scegliere bene i vostri 6 attaccanti. Se voi arrivate con 100 crediti, non dovete puntare tutto su un big. Perché o riuscite a prendere CR7, ma la vedo difficile perché ci sarà gente con 180-190 crediti che andrà direttamente su di lui, quindi voi quello non lo prendete. Ma non prendetevene uno forte e 5 scarsi. Andatevi a prendere giocatori che potenzialmente potrebbero fare dagli 8 ai 12 gol. Ad esempio, se voi siete riusciti a farvi una grande difesa, un grande portiere e un ottimo big di centrocampo, anche se voi riusciste a fare un attacco. Ipotesi, Lasagna, Caputo e non so, Pinamonti, pagati magari 30, 35, 40, ok? Abbiamo leggermente sforato 100, ma era giusto per rendere l'idea. E poi vi prendete tre scommesse o tre titolari a uno, fate come volete. Voi avrete in media tre giocatori che, se fanno una stagione orribile, faranno 6 gol a testa. E vabbè, avete 18 gol davanti, ma comunque avete un bel centrocampo, una bella difesa e un bel portiere. Se vi va bene, magari Pinamonti potrebbe farne 10, 12. Lasagna potrebbe arrivare a 10, 12. Caputo potrebbe farne 15. Ecco lì che voi avete 10, 20, 15. Sono 35 gol con 100. Ok? Trovatemi un giocatore che vi fa 35 gol pagato 100. Non c'è, non esiste. Non esiste proprio nessuno che fa 35 gol. Li ha fatti Higuaín un anno, 36. E sicuramente è molto difficile che quest'anno ci sarà qualcuno che fa 35 gol, contando che comunque i vari CR7 e tutti gli altri hanno la Champions, hanno le coppe, eccetera, eccetera. Quindi, sempre meglio avere tre attaccanti medio buoni che un big unico. Ovvio, se poi riuscite a fare un attacco con due grandi big, ok, avete fatto bingo. Se vi fate un attacco con Immobile e Belotti, buon per voi, ma Immobile e Belotti in un fantacalcio da 300 crediti, mediamente li andrete a pagare 70, 80 almeno, quindi 150 solo per due giocatori li spendete. Se volete farvi un attacco così, dovete arrivare almeno con 180, 190 crediti davanti. Quindi ricordatevi sempre, tutti abbiamo 300 crediti. Ci sarà chi avrà l'attacco più forte, c'è chi avrà la squadra più equilibrata. L'importante è che seguiate una strategia. Piano B pronto, ma seguite la vostra strategia. E non preoccupatevi di essere quelli con troppi più soldi degli altri, ma non preoccupatevi neanche se avete tanti soldi meno degli altri. Ovviamente, se avete tanti soldi meno degli altri, è perché questi soldi li dovete aver spesi bene, perché se poi arrivate con 100 in attacco, ma avete fatto un centrocampo di scommesse, pagate 20 l'uno, allora lì c'è qualcosa che non va, ok? Ma questo spero che sia palese, ecco. Quindi, discorso prezzi, importante, ma valutate bene come spenderli, quando spenderli e non preoccupatevi troppo. Cioè, dovete preoccuparvi di come sta andando l'asta per tutti dal punto di vista dei prezzi, ma se voi avete in mente una certa strategia e sta andando tutto come deve andare secondo i vostri piani, non preoccupatevi troppo degli altri, ok? E qua mi collego, ho sentito alcuni video su YouTube dove consigliano di ostacolare gli altri, farli innervosire. Io non sono assolutamente d'accordo. Primo perché se innervosisci gli altri, prima o poi loro avranno modo di innervosire te, magari rilanciandoti il tuo secondo portiere, o facendo altre cose che sono legittime, ma poi vi danneggiano anche a voi e alla vostra fantasquadra. Ma soprattutto perché concentratevi sulla vostra squadra. Ovvio, se poi c'è uno che sta facendo una super squadra e sta per prendere anche un big in attacco, magari alzatevi un po' il prezzo, quello sì. Però solitamente in 10 è difficile che uno si riesca a fare una squadra pazzesca e gli altri 9 no. Cioè, o è l'unico che sa fare il fantacalcio, ma solitamente non è così. Quindi pensate alla vostra squadra, vi concentrate sui vostri giocatori, siate sempre concentrati, occhio a quello che succede intorno a voi, occhio ai momenti dell'asta, ci saranno momenti in cui conviene comprare, altri in cui conviene stare zitti. Insomma, divertitevi.
perché l'asta del fantacalcio fatta di persona è il momento più bello dell'asta, ed è il motivo anche per cui almeno personalmente io faccio il fantacalcio. Sento in giro fantacalci fatti con l'asta in ordine alfabetico, a busta chiusa, su internet. Lo trovo veramente brutto, cioè nel senso sembra meglio che non farlo, ma io onestamente non lo farei. Io se non ci fosse l'asta non farei assolutamente il fantacalcio. Il momento dell'asta è il più bello di tutti. Quindi godetevelo. Divertitevi, concentrati e ricordatevi che il fantacalcio è il gioco più serio che esista. Ciao a tutti!